Allora, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi trattiamo un argomento un po' controverso che è Tag Heuer. Allora, io possiedo, per la verità, questo è l'orologio del mio fratello, perché il mio lo devo sempre trovare, però ne ho uno identico a questo qui. Questo qui è verde e argento, mentre il mio era nero e rosso. È un orologio sub, dopo lo vediamo più da vicino. E trattiamo appunto questo argomento dopo la sigla. Ecco, bentornati in studio. Allora, ecco, affrontiamo subito questo argomento che sui blog e anche dagli youtuber è un argomento piuttosto controverso e vi spiego subito il motivo. Perché Heuer è un'azienda che nasce nel 1860, un'azienda svizzera, ed è un'azienda che quando si chiamava Heuer faceva orologi di grande, erano orologi strumento ed era un'azienda tipo Rolex, un'azienda che ha costruito proprio, ha delle, da, proprio da un punto di vista dell'orologeria, ha dei brevetti che indiscutibilmente fanno parte della storia di Heuer. Quindi ci sono tanti appassionati di questo brand gli orologi vintage che si possono acquisire, sono orologi che costano tantissimo, soprattutto i cronografi che automatici. Io non so se sono stati tra i primi, ma avevano un cronografo automatico che era stato fatto insieme a Breitling e insieme ad Hamilton, era stato studiato insieme, che oggi vale tantissimo. Ecco, quindi ci sono tanti amanti di Heuer e poi alla fine degli anni 80 questo brand fu venduto a Tag. Ecco, questo e diventò Tag Heuer. Ora, naturalmente, ecco, dalla fine degli anni 70 in poi tutte le case costruttrici svizzere hanno avuto delle difficoltà enormi, ma non solo Tag Heuer, Blancpain, tutti hanno avuto Longines, tutte hanno avuto dei momenti difficili. Perché? Perché la gente voleva comprare il quarzo, era più economico, era più preciso e gli orologi automatici venivano visti un po' come gli orologi del passato, no? Quindi soltanto veramente Rolex in quel momento lì è riuscita a andare sempre forte, anche se aveva preso anche Rolex, e qui apro e chiudo una parentesi, ma non c'è niente di male, in quegli anni lì era diventata la casa, diciamo così, del lusso, no? Infatti io mi ricordo poi negli anni, io parlo degli anni 80, io sono nato nel 78, quindi mi ricordo gli anni, fine anni 80. Così mi sembra, a me, per quello che mi ricordo, che tutti gli orologi che vedevo, sia poi soprattutto mi ricordo i Submariner e mi ricordo i Daytona, che io riuscivo subito a riconoscere quelli lì, erano quasi tutti d'oro. E io mi ricordo queste storie di gente che andava, erano i bellissimi anni 80, no? E mi ricordo, esco, queste favole di persone che andava a Dubai e poi dopo compravano l'orologio e poi dopo mandavano per posta, si mandavano la scatola per non pagare le tasse. Ora, queste sono cose così raccontate. Però, diciamo, Rolex era andata su una strada, diciamo così, del lusso, mentre invece non tutte le altre case avevano potuto seguire quella strada lì. Ecco, Rolex in quegli anni lì, mi ricordo che c'erano i Daytona tutti d'oro, c'erano i molti Submariner tutti d'oro, e qualcuno ce l'aveva acciaio oro, che secondo me già all'epoca era un pochino più elegante. Oggi quelli tutti d'oro sono praticamente importabili, a meno che non siano, diciamo che non ci troviamo negli Emirati Arabi, allora lì ancora vanno tutti quelli oro, addirittura ci sono anche diamanti dentro. Ma questa è un'altra storia. Tornando appunto a Tag
A Tag Heuer invece fu acquisita da Tag. Allora, Tag era anche lì uno sceicco che aveva insomma tanti, tanti soldi, era una persona degli Emirati Arabi, era un'azienda che era molto forte nell'elettronica ed era un'azienda molto presente anche nelle competizioni. Infatti, se non vado errato, poi potete correggermi, era proprietaria, aveva la maggioranza della McLaren. Quindi ecco lì, e qui mando anche qualche fotografia. Colloca insieme alla Formula 1, alla Ferrari, Ayrton Senna, McLaren. C'era la Tag Heuer era molto molto presente anche in quegli anni lì, spingeva molto. Ora è vero che cambiò anche a un certo punto, dovette, secondo me, dal mio punto di vista, io non so se poi economicamente questo fu una cosa giusta, cioè è stata una cosa economicamente valida o meno, io non lo so perché poi i numeri non ce li ho e poi non mi intendo neanche di certe cose. Quello che dico è che tante aziende hanno avuto dei problemi economici, tante hanno chiuso che poi sono state rilevate, sono state poi anche negli ultimi tempi, mentre Tag Heuer è sempre rimasta, è riuscita a sopravvivere quantomeno. Ed è riuscita a sopravvivere grazie anche a Tag. È chiaro che il livello degli orologi stessi è calato ed è calata anche è aumentata la clientela che poteva permettersi quel tipo di orologio. Infatti, ecco come mai io ho potuto, appunto, se si riesce a vedere anche da più vicino, vedete, questo è il Tag Heuer. E questo è appunto l'orologio che ora dopo lo vediamo più da vicino, che è fatto veramente, veramente bene. Però è naturale che non è, qualcosa è stato, qualcosa, intanto il movimento è il quarzo, quindi sono dovuti passare a movimenti al quarzo. La tipologia, le caratteristiche, insomma, dell'orologio, questo era 200 metri impermeabile all'acqua. Era sicuramente ottima, però doveva essere fatta anche qualche sacrificio per poter essere lanciati a dei prezzi più popolari. Ecco, più popolari. Io non dico che questo non era un orologio che comunque non, cioè, lo regalavano, nel senso era sempre un orologio che costava, però naturalmente insomma non costava, non era niente in confronto ad altri marchi. Più recentemente, poi, Tag Heuer è stata acquisita dal gruppo LVMH. Allora, questo qui è un gruppo enorme, è un gruppo che ha tantissimi marchi. Io ve ne posso soltanto dire alcuni per quanto, ecco, riguarda i vini e gli alcolici, Krug, e vi posso dire Moët & Chandon. Ecco, solo quello, ma non sono sicuramente gli unici. Negli orologi, dico, bulgari, dico appunto Zenith, Hublot, e questi sono soltanto negli orologi. Per quanto riguarda la moda, Dior, Louis Vuitton, Fendi, ecco, io Céline ne posso dire Kenzo, Bulgari, Loro Piana, ecco, ne posso dire tantissime. Quindi è un gruppo veramente enorme, e ecco, questo è successo negli ultimi anni. Ma prima guardiamo un attimino da vicino questo orologio. Allora, questo orologio, io vedete com'è rigato, naturalmente non aveva il vetro zafiro. Ora considerate che è stato utilizzato da un bimbo di 9 anni, quindi nel mentre che giocava, nel mentre che quindi nel senso, secondo me si è conservato molto bene. Qua vediamo il fondello, Swiss Science 1860, Water Resistance, 200 metri, impermeabile, di acciaio. Come potete vedere, questo qui era verde, il braccialetto era in plastica, ma doveva essere anche una plastica buona perché si è conservata perfettamente.
Ecco, come misure è una misura piccolina. E qui siamo a 30-35 mm. E come potete vedere, ecco, le lancette avevano. Allora, la lancetta una è tipo Mercedes-Benz, tipo quello della Rolex. Qua potete vedere il marchio Tag Heuer. Il quadrante aveva il datario, il movimento abbiamo detto che era il quarzo. E la ghiera vi posso dire che ora ho i guanti, ma è molto precisa, 120 clic. Molto molto precisa, con pochissimo gioco. Chiaramente tutto in plastica, la ghiera. Ecco, per quanto riguarda la luminescenza, ho fatto la prova, però veramente non funziona più un granché. C'erano questi tre punti qui, mi ricordo che funzionavano bene. C'erano anche appunto sulla lancetta, però questo orologio qui ha 30 anni, quindi non si può chiedere. Sicuramente ha perso, via, mi ricordo che funzionava piuttosto bene. Però ora siamo quasi esaurito, ecco, diciamo così. Ecco, a questo punto, ecco, questa è un'ultima occhiata e poi torniamo in studio. Ecco, allora, bentornati in studio. Insomma, io a questo punto vi lascio anche con queste mie considerazioni personali. Spero che vi sia piaciuto questo video, un po' differente anche da quello che faccio di solito. E, insomma, se vi è piaciuto mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!